Stefano Pioli è il nuovo allenatore del Milan. Ma ho letto oggi, però me la sento di parlare solo adesso perché è una cosa scandalosa. Mi sembra di essere tornato indietro a quando Del Neri era allenatore della Juve. A quei tempi, vi ricordate quei calciatori? Manninger, che cazzo c'era? Sigaribia, Krasic. Dimmi un altro giocatore che c'era anche. Grigera. Cazzo. Grigera, De Ceglie. Poi chi era? Cobolli Girdi era come cazzo il direttore. Mi sembra di essere tornato a quei tempi. Cioè, dicono che un milanista adesso si sente come mi sentivo io 10 anni fa. Più o meno così. Quando giocavamo in Europa League soffrivamo con l'ex Poznan. Abbiamo sofferto quella partita, mi ricordo che cazzo avevamo pareggiato 3-3. E aveva segnato il Lettone, come si chiama il giocatore Lettone? Che cazzo se ne ricorda, comunque me la ricordo bene la partita. Ecco, i milanisti sono come noi juventini 10 anni fa. Capito, quindi cazzo, quando avevamo sofferto con l'Ek Poznan, avevamo perso col Palermo, con queste squadrette piccole, non lo so, tu te lo ricordi? È come se te lo ricordi, no? Quando Luigi Del Neri faceva le interviste Mazzina Coini, qua è un po' giocare perché insomma parlava così, dai. Adesso davvero, comunque cazzo, Pioli al Milan non si può sentire, cazzo. Dai, Stefano Pioli è un allenatore di salvezza proprio. No, dai, adesso sto dicendo cazzate. Stefano Pioli è un allenatore comunque da quarto posto, da UEFA, da Europa League. È un buon allenatore. Buono, veramente un allenatore da Europa League. Magari loro stanno puntando a quello, quindi. Comunque davvero, è scandaloso. Io adesso non voglio parlare delle altre squadre, non voglio fare come Neschio, Sequel, che si mettono a parlare tutte le squadre, non per criticarli, loro fanno quello che vogliono, ma comunque non piace farmi i cazzi degli altri, a me comunque per dire, una squadra storica come il Milan, che ha vinto l'impossibile, e comunque, che adesso come la murata Berlusconi nessuno la vuole più acquistare, cazzo, sta facendo figure del cazzo, come mi ricorda la Juve 10 anni fa, quando c'era Gigi Del Neri in panchina, quando poi qualche anno prima c'è stato Zaccheroni, ecco che c'è stato Zaccheroni anche, che avevamo perso col Fulham, cazzo, in Europa League lo stesso, mi ricorda insomma un po' quei tempi, mi sa di essere tornato a quei tempi, cazzo davvero, cioè secondo me doveva restare Gattuso, perché Gattuso era un condottiero comunque, non so perché l'hanno mandato via, se ne è voluto andare. Ma già un poco per Pioli non l'avrei mai cambiato io, cioè proprio Stefano Pioli, ma stiamo scherzando, chi è Stefano Pioli proprio? Cioè, boh, sì, ha fatto bene al Bologna, diciamo alla Fiorentina alla fine, ma è per squadre così, ma non è da Milan secondo me. Giuro, penso di, cioè, io dico i milanisti si sentono come mi sentivo io tanti anni fa, quindi, 10 anni fa. Ma chissà come andrà, io dico, spero per loro che vada bene, ma se no del resto che me ne frega, cioè che me ne frega. Ottima scelta comunque. Raga, io non ho nient'altro da dire. Stefano Pioli, nuovo allenatore del Milan, è una cosa strana, è come. Sembra a me da Juventino mi sembra di essere tornato a 10 anni indietro quando la Juve era in questa situazione di merda, diciamo, con De Ceglie, Grigera, Krasic, con Cobolli Girdi, poi Manninger, insomma un sacco di bidoni di giocatori, Zebina, insomma tutti questi qua scandalosi un po', Marchionni, dai, giocatori così. Sembra di essere tornato, cioè che vedo il Milan come la Juve di 10 anni fa, madonna. Ma chissà, Stefano Pioli, ci manca solo che
che domani, che se ne so, come cazzo si chiama proprio l'allenatore? Franco Erda vado ad allenare il Bayern Monaco. Ci manca solo quello. Comunque, là. Vuoi dire qualcosa? Sono qua. Aiuto. E basta. Ciao ragazzi.